figlio teneva un problema, non sapeva che fare. Poi un amico indiscreto mi chiese che avevo, gli dissi i miei guai, sorridendo esclamava: la ragione non c'è, ed ne faccio appesa se segui il consiglio che a modo da te. L'agenzia mezza botta a Napoli è una realtà, se ti serve un lavoro vuoi vendere casa, una affare può fare. Sappi che non ti pentirai ed avrai la tua tranquillità. Se ti fanno servizio non te lo scordi più, quando ti accorgerai che a fortuna sta là, tu mai più li lascerai. Tu non torno di re, mezza botta capita Roma da mannà. Passò quasi un mese di promesse, però io cacciavo soltanto montoni di soldi, ma non mi accorgevo che hanno guai piccirilla che volevo fuir, mentre sotto una sparta di guai d'ogni specie molteva a fornir. Agenzia mezza botta, ecco una barra ma fa un ricordo tremendo che solo a pensarci comincia a tremare. Dormo e mentre sto a sognare tutti insieme hanno scelto a Gianluca, ma hanno fatto un servizio che non mi scorderò. Ma il disastro subito qualche cosa insegnò. Siete un figlio da donna da ai, tiene pronta una mazza e poi forte una botta d'un cavaliere. Sì, consiglio da donna da, tiene pronta una mazza e poi forte una botta d'un cavaliere. Ma che non ha a fare, Raffè? Ma questo chi te lo dice? Sono statuette. Ma tu sei sicuro? Sicurissimo, vedi un po' se... Donna Lucia, siamo mezza e botta, ci sta posta. Signor Botta, per piacere venite stesso voi, perché tengo i fagioli un coppo a fuoco. Vabbè, dai. I fagioli tutti ora. Se piacciono. Tirata posta? Vediamo un po', dove la tiro? Non dici questo sulla sedia? Sì, sì, vedete, pure sopra lo scaffale. Va bene. È arrivata apposta? Aspetta, questa è da nos, è a nos, è a nos, è a nos, è a nos. Stanno le bullette in, i giornali pure, donna Lucia, mi prendo. Sì, stanno sotto allo scaffale, vedete bene. Sì, 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 sì. È una società seria, che in effetti ci danno delle statuette, che sono false, eh, ma sembrano vere, noi le rivendiamo come vere e possiamo fare una bella cosa di soldi. Buongiorno a tutti. Ah. C'è posta per me? Come vi chiamate, scusate? La mano. La mano. Lui adesso è entrato, per cui... La mano. Sì. Unica, eccola qua. Raffaele, capito? Immagina, 5, 30, 45, 50, 60. Però se questi sono i numeri che ti hanno dato, il gioco diventa interessante. E sono d'accordo per io. È d'accordo? Ecco qua. Arrivederci, speriamo in bene, Arrivederci. Arrivederci. Avete trovato quello che dovevate trovare? Sì, giornale, post, tutto a posto. Sì, sì, tutto a posto. Venere dei medici. Quanto venere? Venere al bagno. Umarone, allora ma ci appunzano, metto un bagno. Venere calpigia. Posso dire che venessero tutti i calli fuggo, tengo certi cipolli vicini ai piedi. Ma che calli fuggo, che cipolla? Ma poi chi l'ha chiamato? Donna Lucia, ma è chi? Ah, sti medici, ma poi non capisco, ma perché proprio in tuo bagno mio? Donna Lucia, venere dei medici, no venere i medici. Venere, dea della bellezza, com'è buia. Ah, ma mi volete confondere, amoli, disfruguliamo. Venere calpigia, la dea delle belle natiche. Già, ma già capito, ma muli di fazza che fa già la dopo fuori. Ma quando mai, ornato ci, fra poco arriveranno delle statuette, vere opere d'arte. Originali, delle venere, vi mettete una statuetta di venere da parte, voi ve la prendete e vedete che è tale e quale pure. Oh, vero, è facile da me la vedere. No, noi ve la facciamo vedere, ma poi voi dopo ve la comprate. Sì, e io mi posso permettere l'opera d'arte, che chissà quanto costa. Vabbè, allora Lucia, facciamo proprio il prezzo di costo, 45 euro. E non se ne parla più perché è un vero affare, Anna Lucia, è uno stock. Allora non è un'opera d'arte, è pesce. No, ma pesce, stock si intende per dire quando si compra a blocchi.
O broccheiaccio? Allora è pesce sul gelato. Pesce, quello pesce, sono opere d'arte, sono statuette. Originali. Originali. Autentiche. Ma voi amma la state sta, che questo non è arte che fa per voi, abbiate pazienza. Ci volesse mai rapire un banco di pesce. Non c'è niente da fare. No, Qualsiasi progetto, qualsiasi idea svanisce sul nascere. È come se ci fosse cantata la civetta proprio. La civetta? La ciuccietta, perché le ha guardato? Numero poco ci assomiglia, guarda. Altro che Venere, qua sai che cosa ci vorrebbe, no? Ah, lo so. Risposta esatta, una bella tazza di caffè. Bravo. Sentito parlare di caffè. Signorina, al massimo, ma proprio di mafia, grazie per le burpe. Sì, signorina, ma come mai così presto in ufficio? E io vengo. Presto. Ecco qua, buongiorno a tutti. Oggi sono venuto con una grande novità. Il drink dell'artista. Sciroppo di colori. Con l'acqua raggiaio. Che è uno schifo? Tonino, c'è una tazzina di caffè per me? Ci mancherebbe, signori. Per voi c'è sempre, non manca mai. Ecco qua, bello caldo, calmo. Tony, ebbene una poco, se fosse rimasto pure un poco per noi. Come dottor? Subito, ecco qua. Lui ha fatto la richiesta. Lui ha fatto la richiesta, e sarà esaurita. Sì, bevi il caffè, che è buono. Sì, ecco qua. Già bevi io caffè. Ma io sapevo. È il caffè dello scultore. Ma questo non è caffè, questo è balena. Ma quando mai, dottor? Questo è il caffè dello scultore. Cioè? Povere marmo per dire. Ma chi sei un'assassina? Ma tu sai che sei un assassino? Sì, non chiami i carabinieri, capito? Questo è andato a omicidio. No. Dottore, scusate, è la mazzetta, non me la date? Un colpo di coltello, Anche oggi ci siamo presi il caffè. Buona proprio, buona. Devo dire. Che giornata, mamma. Santa giornata! Buona giornata, su. Buongiorno, su. Avete saputo che bella notizia? No, che bella notizia. Come? In tuo palazzo hanno fatto una cinquina con Banglot. Oh, e quanto hanno vinto? 5 milioni di euro. 5 milioni? Oh, signore Sottavuglio, il signor Lamano. Il signor Lamano è quello che stava ieri in portineria insieme a noi. E quale notizie volano, E sapete che ha detto? Che i numeri ce li avete dati voi due. Noi? Ma non è possibile. No, ma non avrà dei numeri a nessuno. E poi se tenevi i numeri per una cinquina, ci teneva mai. È quello che ho pensato pure io. Poi mi dico a me i numeri, e perlomeno ne ho bisogno. Sicuramente avreste avuto la precedenza. Certo, sicuramente a voi. Noi che ne eravamo fici, non lo io poi ho pensato pure, mai una volta che abbonano mio papà mi fosse venuto un suono. E voi giustamente, involontariamente, ce li avete dati a lui i numeri. Ecco, però se il signor Lamano fosse un poco onesto, veramente avesse una piccola percentuale, insomma. Mamma mia bella. Piccola percentuale, quella c'ha ragione, però. Ma vado a muovere, da fare una cosa io, perché chi sta preparando per partire per Santo Domingo, Non è capo di aspettata, ci dovete pensare subito, insomma. Mi va a rassettare un poco di là, Sì, fate bene, rassettate di là, fate bene. 5 milioni. La ragione. 5 milioni, se ci avesse la percentuale dello 0,5%, però sarebbero soldi, capite? Quanto fanno? Quanto 25.000 euro. 25.000 euro, cosa? Ma pure 0,1% su 5.000 euro fosse malamente. Anche 500 euro ti facesse da schifo, la fessa. Perché sai a che sto pensando? Che pure 50 euro tu ti pigliassi. No, che sai bene che si è sparsa la notizia che noi abbiamo dato i numeri al signore e gli abbiamo fatto prendere la cinquina. Noi potremmo sfruttarla e far credere alla gente che qua in agenzia dammi i numeri. Facciamo credere. Raffaele, mi è venuta l'idea. Mamma mia. Comincio a tremare? No, vai giù al bar, vedi di farti prestare un tavolino e quattro sedie.
E beh, che dobbiamo fare? Tu non ti preoccupare, ma vai, vai, poi ti scrivo. Non mi vuoi spiegare che cosa non dobbiamo fare? Vai, vai. Io vado. Un tavolino. Brulica, e quattro sedie. Quattro brulica, sedie? Brulica. Ma che non è te quattro sedie un bar a bacio? E allora devi fare due bar a pizzeria, pizzeria e bar. Bar a pizzeria. Vabbè, vado e vengo. No, che ci vengo? Sono un genio della finanza. Cosa? Ah. Ehi, dammi una mano. Sì, sì. Dice che le sedie te le sei fatte dare? Come non stanno fuori a capo, piglio da tu e pensagli che c'è brutto. Bene, dove stanno? Ah. Ah. Ecco qua, ecco qua. Grande geniale, la testa che brulica, la testa che brulica. Senso tu. Senti, tu là, io qua, va bene? No, là, là, è andato qua. E carte buttate. Che carte buttate? E che mi fa? Dato che nel palazzo sono convinti che la cinquina gliel'abbiamo data noi, e noi glielo facciamo credere. Ho capito, ne facciamo finta che i numeri glieli diamo noi. Tutto questo dietro compenso. Naturalmente anticipato. Bravissimo, che ma questo qua. Ed anche la brulica. Oh, dunque, pensate, là. Nel momento in cui i numeri non escono, perché i numeri non escono, sì. Questo è sicuro. Sì. Oh, voi pensate noi che fa, quando vengono poi ci fatti. E là sta la trovata. Raffaele. Sì, perché noi i numeri, noi glieli diamo noi. Ah, no? No, ma glieli facciamo dare ai loro cari defunti. Ora, non mi dire che stai organizzando una seduta spiritica. Ma secondo te perché ti ho mandato a prendere il tavolino, scusami? Ora, ma tu si pratichi queste cose, perché mi mettono la paura. No, che pratica, non ci vuole niente, non ci vuole niente. E basta che, voglio dire, allora, noi ci mettiamo non solo ancora. Il gioco che facciamo uscire, il caro defunto, il gioco è fatto. Facciamo uscire? Il caro defunto, il gioco è fatto. Guarda, se mi tengono un brutto presentimento. Sì. No, no, abbi fiducia, tu hai fiducia in me? No. Io proprio. Ma lo devi tenere, perché noi. Nella penombra, capito? Mentre noi evochiamo, mamma mia. Si apre la porta. Mamma mia. E dalla porta entra il caro defunto. Mamma mia, caro! Mamma mia bella! Papà, tu sei venuto a capire. Sentite, avete scelto il momento sbagliato. Io sono addolorato. Non siamo morti ancora. Io sono addolorato. Che altro vi è successo? Mi chiamo addolorato. Sentite, avrete a proporvi un bel posto di figurante fantasma. Ah, ah, ah. Non mi fate ridere. Addolorato, tenga una seduta in corso, vado di fretta. La ditta Addolorato e Spa, dove la risata è garantita, è in promozione con un bel viaggio. L'ultimo? Un viaggio spettacolo dove io mi esibisco leggendo i sepolcri. Ah, cioè, ci sarà una folle di gente, avrete la coda, immagino. L'attrice principale è moribonda. È facile lo staga. L'attrice principale è moribonda. E che cosa recita, l'ultimo respiro? Si chiama moribonda. Signora Addolorato, sentite, io vi auguro buon divertimento, ma mo va già la so. Già mi volete lasciare. E tengo altre anime da assistere. Vi auguro un mondo di cose buone. Grazie, grazie, grazie assai. Fui, con la fuia, carabiniere, fui, sempre tu, fui, sempre tu. Fui. Ma no, fui, ma è il campanello. Campanello. Buongiorno. Buongiorno. Scusate se vi disturbo, sì. Mi avete riconosciuta? No, no, non sono. Sono l'inquilina del secondo piano, sì. Permettete? Prego, accomodate. Sì. A che cosa dobbiamo l'onore? Ho saputo della fortunata cinquina.
E che numeri al signor Lamano gliene avete dati voi? 5 milioni, signor, 5 milioni, l'avete saputo, tutta colpa della mano morto. Statevi al posto vostro. Il mio socio intendeva dire che tutto è opera dell'anima defunta del nonno del signor Lamano, che è morto. E diciamo, noi lo abbiamo invocato e chi non invoca ci può dialogare. Per dirla semplice, noi siamo medium, sì. Noi invochiamo, però serve un caro defunto. Me posso provarci anch'io? Un grido defunto. A disposizione. Mio nonno, un pezzo d'uomo, mi voleva molto bene. È perfetto, Vabbè, ovviamente per il cosa ci... Sì, c'è un onorario. E diciamo, 200 euro. 200 euro? Su suo assa. Va bene, datemi il tempo di andare giù, vado a prenderlo. Ovviamente ci sarebbe se eventualmente dovesse uscire la cinguina, perché può capitare. Eventualmente, certo. Solo se eventualmente. Se esce c'è una piccola percentuale sulla... È normale. È normale. Va bene così. È normale. Permettete, io vado a prendere i soldi, sì. Vengo subito. Grazie. Noi siamo qua, prepariamo in sì. È normale. È normale. È normale. È normale. Scusa, quella ha funzionato senza neanche la pubblicità. Hai visto? Ma bisogna creare un po' di atmosfera. Sì. Fa una cosa, va, crea un po' di penombra, spegni la luce e l'apriamo solamente con le lampade qua sopra la riscaldata. Benissimo, un fantasma, chi lo fa? La signora ha detto che era un pezzo d'uomo. Ah, un pezzo? Vabbè, allora lo facci. Ti dato pezzi, chi lo fa? Vabbè, io qualcosa devo fare, cosa? Che faccio? Un medium. Ti piace? Sì, va bene, allora fai tu un momento. Oh, dunque, allora, tu tras. Io entro, aspetta, mo mi vado a dire, proviamo la scena presto. Ah, la proviamo? Aspetta, va bene, andiamo. La roba tutta sistemata. Dunque. Mette questa cosa, coppa. Bravo. Io da dove entro? Da dove entri tu? Allora, no, ti devo essere preparato. Ma sono perfettamente d'accordo, guarda. Io esco dalla porta qua dello stanzino. Bravo, la porta di servizio. La porta di servizio. E poi dopo, guarda, aspetta. Fammi vedere, proviamo. Aspetta, non è facile. Sì. Ci sei sempre? Ci sono, fammi vedere l'effetto. Vai. Ecco qua. Vai. Mi materializzo di qua. Capito? Raffaele, chi ti sembro? Corrado con un lunzuolo in cuore. No, tutti gli esperimenti non funzionano mai, va. Ora, speriamo che funzioni, ragazzi. Sì, ma dobbiamo preparare quello che dobbiamo dire. Sì, quelle cose che mi hai scritto, sì, quelle tre cose. Anima. Sì, mi ricordo. La voce come deve essere? Tombare. Come dite film? Ma sa ci fa? Oltre tombare. Animo caro defunto del nonno della signora. Bello, proprio, tombale proprio. Bello. Molto tombale. Bella nicchia. Se ci sei... Batti un colpo, io dirò batto il colpo e a questo punto qua tu dirai se sei proprio tu anima del nonno della signora ti vogliamo di qua materializzato, alla parola materializzato esco. Quindi tu quando dici materializzato esci con... Esatto. E poi basta, non mi pare che... poi i numeri. Che sa deve essere la signora? Ah, vabbè, allora io mi vado a trasformare. Io la vado a ricevere. Mi materializzo. Vai. Ma che non sono un suo. A me mi pare che uno non parla lui, una baciù. Prego, signora, accomodatevi. Ecco i soldi. Non vi sono caduti la fretta, guardi. Non vi preoccupate. Ma... ecco qua, accomodatevi. Il signore e l'altro signore dov'è? Ah, l'altro signore. No, è dovuto correre al cimitero, teneva una riunione. Ah, ho capito. Sì. Allora, come funziona? Allora, come funziona? Ve lo spiego subito. Dunque, è semplice. Io adesso vado in trance. Faccio medium e vado in trance. E invoco l'anima del nonno del defunto. A proposito, nonno come si chiama? Ermione. Ermione? Povero nonno. Scusate, Ermione non era un nome in femmina, mi pare che fosse la figlia di Elena e Menelao. I genitori non sapevano che fosse un nome di donna e quando è nato mio nonno di 6 kg lo chiamai Ermione. 6 kg e Ermione. Pure Elena, che brutta vita che ha tenuto questo nome. Allora, adesso voi congiungete le vostre mani alle mie, così dobbiamo fare la catena. Sì. Oh, siamo pronti? Chiudiamo gli occhi. Voi chiudete gli occhi, voi. Sì, è meglio. Anime dei cari, anime defunte, io cerco Ermione. Era un pezzo d'uomo, diteglielo. Mo su di. Sì. Ermione, un pezzo d'uomo. La nipote lo sta cercando, se ci sei, batti un colpo.
Eccomi, sono Ermione. Chi mi chiama? Io, per conto della signora del secondo piano, tua nipote. Sei tu veramente il nonno della signora? Sapevo che abitava al terzo. Eris, mi sono trasferita l'anno scorso al secondo. E come facevi a sapere che la signora abitava al terzo piano? Cioè tua nipote abitava al terzo piano. Noi anime dell'aldilà sappiamo tutto. E ora che ti sei materializzato? Eccomi! Mi sono materializzato! E tu chi sei? Un'anima buona o un'anima dannata? Sono l'anima del nonno della signora del secondo piano! Tu non sei un'anima vera! Ma quante nonne tenete, signor? Ne tengo due, ma una ancora viva! Madonna, aggiungi a matare un fantasma vero, ma brucare! Nonno, aiuto! Nipote mia, non avere paura! Madonna, fuga! Anima delle morte mia, vatene! 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 La segretaria e nel lavoro sono seria, rispondo sì se mi chiami per una lettera, batterò solo per te, chiedilo a me cosa cerchi, io ti saprò accontentare e allora aprirò la tua posta e là nella busta la mano ci infilerò. Se tu vuoi che venga per te, chiamami. Ma se c'è un collega con te, pensaci. Non devi chiedermi straordinario.